Si è costituito nella tarda mattinata di oggi in questura a Foggia il ragazzo di 15 anni, presunto autore dell'omicidio di Francesco Pio d'Augelli, il 17enne morto ieri sera a San Severo con una coltellata al fianco. Tutto è accaduto in una traversa di via Lucera a poca distanza dall'abitazione della vittima che, colpita con la coltellata, ha percorso alcuni metri fino ad accasciarsi al suolo in via Ferrini, dove è stato raggiunto dai familiari. Il 17enne però è morto durante la corsa in ospedale. Il movente dietro l'omicidio di Via Lucera potrebbe risiedere nella gelosia del 15enne per la fidanzata del ragazzo accoltellato. Subito dopo il delitto, gli agenti di polizia erano già sulle tracce del 15enne che, sentendosi braccato, si è presentato, accompagnato dal suo avvocato, in questura. Francesco Pio d'Augelli era considerato un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Cosa è successo ieri sera? È successo che noi non c'eravamo, stavamo a mare e abbiamo avuto questa notizia. Ci racconti un po' cosa le hanno raccontato? L'aveva minacciato, c'era stato un piccolo diverbio sabato notte tra ragazzini e sfottevano la fidanzata di mio nipote. Quante persone? Non lo so, non lo so, non lo so dire. E poi ieri sera cosa le hanno raccontato? Cosa è successo ieri? Non lo so, io non c'ero, ripeto, abbiamo avuto una notizia che è sceso a fare. E subito dopo abbiamo saputo. Ma era con la fidanzatina ieri sera? No, era da solo. Cioè, nei giorni scorsi cosa gli aveva detto? L'aveva minacciato perché? L'aveva minacciato perché dava fastidio alla fidanzata. Questo. Cioè, l'assassino aveva minacciato suo nipote? Sì. Cioè, l'assassino dava fastidio alla fidanzata di suo nipote e lui la minacciava? E mio nipote gli ha dato qualche schiaffetto e cose. E hanno detto la pagherai cara. Sì, L'assassino ha detto la pagherai cara. purtroppo sì. Un bravissimo ragazzo, lavoratore. Si alzava alle 5 del mattino a fare il carpentiere con il padre. Questo. Cosa le ha detto l'ultima volta? Lei le ha raccontato di questo ragazzino che lo infastidiva? Le ha detto qualcosa? No, io dico la verità, erano 15 giorni che stavamo al mare e non lo vedevo. Era successo di colpo, che dava fastidio alla ragazzina, alla fidanzata. E la fidanzatina cosa diceva? Non lo so, erano cose loro, non lo so dire niente. È diventata terribile San Severo. Molto, molto, non se ne può più. Un paese da scappare via, no?